Amici di Lumismatica, bentornati in questo nuovissimo video. È estate, fa un caldo, oggi un po' meno, ed oggi sono qui comodamente a parlarvi, a rispondere ai vostri commenti. Ed oggi risponderò a un commento in particolare che mi è stato lasciato sotto il video della scorsa volta, quello dove dico ora basta agli speculatori. E lì c'è stato un commento molto interessante che parla di monete moderne ed oggi andrò a leggerlo e vi andrò a dire perché non colleziono più monete moderne, o almeno perché non le sto più comprando. Se vorrete finire anche voi in uno di questi video dove vado a rispondere direttamente ai vostri commenti, scrivete il vostro commento qui sotto, anche sotto ad altri video, mi raccomando commentate, e ci tengo a dirvi un numero interessante. Sotto tutti i video del canale da quando abbiamo aperto Lumismatica sono stati lasciati 1763 commenti, che sono veramente tanti per un canale che parla di numismatica, un canale che parla comunque di un tema molto molto di nicchia, molto particolare. E adesso partiamo subito con questo video. Ma Simone, mi piacerebbe vedere altri video come questo, come posso fare? Beh, puoi iscriverti qui sotto, lasciare un commento, perché grazie a Lumismatica scoprirai tutti i segreti del mondo della numismatica. Ci tengo a ringraziare Luca per questo commento che adesso andremo a leggere. Un commento molto molto articolato, guardate qui, è lunghissimo come commento, però quando trovo commenti del genere mi soffermo sempre, li leggo tutti e rispondo con un commento altrettanto lungo per andare ad articolare comunque il mio pensiero, perché sotto i 1763 commenti che vi ho detto prima io sono andato a rispondere praticamente a quasi tutti. È un po' una mia ossessione, tanti non rispondono, tanti youtuber non vanno a rispondere ai commenti, ma io ci tengo particolarmente a rispondere quando le persone commentano nella sezione commenti e lasciano un loro pensiero sul video, una loro esperienza, e a me piace molto star lì, leggere e poi andare a rispondere, andare a creare anche una discussione nei commenti che può portare sempre spunti nuovi, spunti per appunto nuovi video come questo. Il commento di Luca è riferito all'ultimo video, il video in cui dicevo ora basta agli speculatori. E lui dice in merito, quelli che pagano argento fino al prezzo di borsa li chiamano silver staker e non gli frega niente della numismatica. Questo è un fenomeno che esiste, lo conosco, lo vedo tanto sui canali, quelli internazionali, quelli soprattutto in inglese, negli Stati Uniti, parlano di tutte queste cose, e tanti di questi non sono numismatici, non sono collezionisti. È gente che semplicemente accumula l'argento, compra l'argento a peso, lo accumula e lo tiene lì. E su questo io non ci vedo nulla di male, perché può essere un investimento come qualsiasi altro. Non per forza una persona deve comprare monete per collezionarle, può anche comprarle al posto che comprarsi il classico lingottino, va e compra una moneta, compra delle caravelle. E poi continua, la svalutazione dei pezzi non rari della vecchia numismatica secondo me non è dovuta tanto alla speculazione che c'è stata quanto all'esplosione della semi-numismatica, i cui pezzi infatti si rivalutano in modo mostruoso e in breve tempo. Ecco, su questa parte cerchiamo di fare un po' di chiarezza, perché comunque questa semi-numismatica, per come l'ho intesa io, è un po' questa ondata nuova di collezionisti, ad esempio di euro, collezionisti di monete internazionali, non lo so, American Eagle, tutte quelle monete moderne che possono essere acquistate direttamente dalle zecche, sono prodotte comunque in una tiratura limitata e permettono comunque di ottenere anche un surplus, un guadagno nel breve periodo, perché se vado ad acquistare una moneta dalla zecca la pago 50 e poi c'è comunque una grande richiesta di quella moneta che la porta ad esempio ad apprezzarsi, ad andare a 100, io appunto sto comprando queste tipologie di monete moderne che sono molto richieste al momento, c'è molta molta domanda per queste monete. E lui dice che secondo appunto il suo ragionamento la svalutazione dei pezzi non rari, in questo caso comune, parliamo delle quadrighe briose ad esempio, le 2 lire quadrighe briose, lui dice monete del genere
si sono svalutate, non perché ci siano queste, non per colpa di questi speculatori, ma più per colpa della seminumismatica. Quindi le persone vanno e non comprano più queste monete, ma comprano queste altre monete, queste monete moderne. Il che lo condivido in parte, perché tante persone adesso si stanno spostando o anche iniziano direttamente a collezionare queste tipologie di monete. Pensiamo soprattutto all'estero. All'estero le persone negli Stati Uniti, ad esempio, collezionano tanto le loro monete, i loro dollari, i dollari in argento, dollari in oro, tutte queste monete, Buffalo, tutte quelle cose lì che io conosco, ma poco, cioè veramente poco, giusto un'infarinatura. So giusto un po' di nomi, un po' di cose, però loro vanno e li collezionano proprio, loro collezionano principalmente quelli, perché sono cose loro, sono cose appunto americane. Qui invece in Europa si tende più a iniziare ad esempio con gli euro, poi si passa a comprare gli euro della zecca, si va comunque a fare un po' questo percorso. Certo, c'è il fascino della moneta nuova, della nuova uscita, dell'appunto la moneta in tiratura limitata che è appena uscita. Però continuiamo, perché il ragionamento che fa poi è molto interessante e c'è molto da discutere sui punti successivi. D'altro canto, pensaci su, perché ad esempio oggi uno dovrebbe pagare 80 euro, valutazione del catalogo gigante 2023, per una quadriga briosa fior di conio del 1916, che fu coniata in oltre 10 milioni di pezzi ed ha un valore intrinseco di 6 euro. Quanto con la stessa ci si può comprare, quindi con la stessa cifra, ci si può comprare e portare a casa due monete da un'oncia di argento puro. Per esempio due Batman da 5NZD della Samoa, che di fatto sono enormemente più rare, solo 15.000 pezzi worldwide, che ti arrivano incapsulate direttamente dalla zecca. Queste monete hanno un valore intrinseco pari a 45 euro e incominciano a rivalutarsi non appena esaurisce il primo mercato, e ti avanzano anche i soldi per la birra con gli amici. Il ragionamento che fa Luca è perfetto, non fa una piega, lui ha perfettamente ragione. Dice: io perché dovrei comprarmi una moneta del regno che vale 6 euro, quindi pesandola e togliendo l'argento puro vale 6 euro, se dovessi andare a farla fondere oggi, quando quindi al posto che pagarla 80 euro perché è in fior di coin una moneta che ne vale 6, perché devo stare lì a comprarla quando posso comprarmi un'alternativa delle monete, in questo caso lui dice della Samoa, che valgono già nel momento in cui lo comprate di più rispetto a, appunto, al prezzo che ho pagato. Quindi nel momento in cui dovessi andare a vendere sul mercato secondario, come il caso degli euro, compro l'euro dalla zecca, lo pago 50, poi vale 100 dopo qualche mese, allora dico lo vendo direttamente a 100 una moneta che si è apprezzata. E questo ragionamento è perfetto, poi mi avanzano anche dei soldi perché ho speso quei soldi lì, ho pagato il giusto, ci ho anche guadagnato e poi vado a farmi una pizza e una birra con gli amici. Il ragionamento è perfetto, non fa una piega. Però adesso vi dico il mio punto di vista da collezionista, e qui ci tengo a fare un ragionamento molto ma molto importante, un ragionamento che ho già fatto anche in altri video, perché quando noi andiamo e ci approcciamo al mondo della numismatica dobbiamo decidere come approcciarci. Ci approcciamo come, non lo so, speculatori, come quelli del video scorso che comprano, vendono, fanno le loro cose. Ci approcciamo come investitori, quindi non ci interessa nulla della moneta in sé, la moneta è solo un mezzo per guadagnare, per portare un profitto. Anche qui siamo delle sorte di speculatori, ma in realtà lo facciamo più a livello professionale. Esistono negli Stati Uniti figure che vanno e comprano per dei clienti facoltosi opere d'arte, comunque investimenti alternativi, monete, cose che nel tempo vanno a diversificare gli investimenti, ad esempio in borsa, al posto che investire tutto in borsa, in case, in, non lo so, gioielli, vado ad investire in orologi, opere d'arte, monete. E ci sono delle figure specializzate che fanno questo, vanno, cercano monete o comunque orologi, cose varie, che nel tempo
potrebbero andare ad apprezzarsi e così andare a diversificare il portafoglio di questi investitori. Ed è per questo che negli ultimi anni abbiamo visto una grandissima esplosione dei prezzi delle monete in fior di conio, delle monete slabbate, quelle MS100.000, MS64, 65, 66, 67, 68, quelle valgono sempre di più perché fanno tanta gola a questi investitori, oltre che, vabbè, ai collezionisti, quello è vero. Poi c'è un'altra via, c'è anche la via dell'approccio come commerciante. Io mi approccio alla numismatica come commerciante, cerco l'opportunità, la moneta da comprare a basso prezzo e rivendere poi a un prezzo più alto, o comunque il pezzo bello che compro a poco di meno ma riesco a piazzare subito, immediatamente sul mercato. E poi c'è l'ultimo approccio è quello da collezionista puro, collezionista che compra e basta perché gli piace quel pezzo, gli piace la storia, vuole quella moneta, non gli interessa se la moneta a peso dell'argento vale 3 euro, la paga anche 1000 euro perché è in fior di conio e non gli interessa. E poi un collezionista che è una via di mezzo tra un venditore e un collezionista, che ogni tanto vende qualcosa, compra un po' di monetine, qualcuna la vende, qualcuna, non lo so, la scambia e fa girare un po' la collezione, ma comunque ha una collezione fissa di pezzi che nel caso va sempre a migliorare. Quindi se ha la moneta in BB, la compra in fior di conio, vende quella in BB per ripagarsi anche parte della spesa per la moneta in fior di conio. Ecco, io appartengo a questa ultima casistica. Io appartengo al collezionista che ogni tanto vende anche qualche pezzo, vende qualcosina per rifinanziarsi appunto la collezione, per far andare avanti questo hobby e comprarsi sempre più monete. E su questo punto vorrei appunto rispondere a quello che dice Luca. È vero, è verissimo che un 2 lire quadriga briosa del 1916, possiamo estendere il discorso anche al 15, al 14, il 17 no perché è non comune, ed effettivamente questa è una moneta che a peso vale 6 euro poco più. Però cosa dobbiamo dire? Questa è una moneta storica, quindi già rispetto a una moneta moderna c'è una differenza, la storia che sta dietro a questo pezzo. Ben inteso, io non sono contro le monete moderne, io stesso ho monete moderne in collezione. Io compro monete perché mi piacciono, possono essere moderne, storico, quello che è, mi piacciono, le compro. Però qual è il discorso da fare? Una moneta, soprattutto storica, una quadriga briosa in questo caso, vale 6 euro a peso? Sì. Per il collezionista vale di più, vale 80 euro. Ma perché vale 80 euro? Bisogna farsi questa domanda. Perché mai un pezzo che è stato coniato in milioni di esemplari dovrebbe valere 80 euro quando ce ne sono in giro 80 milioni di esemplari? Questa è una domanda che mi sono sempre fatto, mi sono sempre chiesto questa cosa e finalmente credo di avere una risposta più che valida per questa domanda. Perché vediamo ad esempio sul catalogo gigante monete che hanno tiratura di 20.000 pezzi, monete che hanno tiratura di 50.000, monete che hanno tiratura di 10.000 pezzi che valgono meno delle monete che hanno tiratura di 100.000 pezzi. E allora bisogna capire come la tiratura va a incidere sul prezzo di una moneta. E in questo caso posso dirvi che secondo me, questa è una mia teoria che mi è stata suggerita dopo discorsi che ho avuto con collezionisti, ad esempio con Remo, con altri collezionisti con cui ho parlato, e ho preso spunto dalle loro parole per elaborare questo pensiero. Credo che le monete storiche, in questo caso la quadriga briosa o i centesimi di Vittorio Emanuele II, di Umberto I, sono monete storiche che hanno circolato veramente tanto, monete che passavano di mano in mano. La moneta tipo, la quadriga briosa tipo che noi troviamo ai mercatini è questa qui, eccola, è questa la moneta tipo che troviamo al mercatino. Questa è la monetina bella circolata che riusciamo a recuperare al mercatino, una moneta che comunque è carina e rientra all'interno di questi milioni di pezzi. Una moneta del genere che ha circolato tantissimo è molto più difficile da trovare in alta conservazione
rispetto appunto a monete che hanno circolato zero, che non hanno circolato. Monete moderne che vengono coniate, confezionate, messe all'interno di un folder. Ecco, questo è un folder della Repubblica Italiana. Monete del genere non hanno mai circolato, sono rimaste all'interno di questi folder. Tutte le monete che andremo a trovare sul mercato sono in fior di conio, sono monete perfette. Poi magari il folder ha su, non so, qualche sbavatura, è un po' rovinato, però la moneta in sé è in fior di conio. Monete del genere e soprattutto i centesimi circolavano tantissimo, erano monete che passavano di mano in mano, andavano in giro, si usuravano, e trovarne in alta conservazione, ma proprio perfette, in stato di zecca, in fior di conio, eccezionale, è molto molto difficile. Non dico che non esistano, ne esistono, perché comunque anche queste monete venivano tenute in banca, c'erano i rotolini, ma sono molto più difficili da trovare. Sui 10 milioni di pezzi che ci sono scritti su catalogo, quanti di quei 10 milioni saranno in fior di conio, in vero fior di conio, che non sono mai state lavate, non sono mai state toccate, sono perfette? Veramente pochi esemplari a mio giudizio, e questo si va a vedere soprattutto sulla quotazione dei ramini. Ne parlavo giusto con Remo all'ultima asta. Sui ramini abbiamo monete che in bassa conservazione, ad esempio Vittorio Emanuele II, i 10 centesimi, valgono appunto pochi centesimi, pochi euro, ma in fior di conio ne valgono 300-400. Questo perché? Perché erano monete che circolavano tantissimo, e trovarle in fior di conio è difficilissimo. Trovarle in fior di conio eccezionale è ancora più difficile, perché dovevano essere messe via già all'inizio, non dovevano essere già messe da parte all'epoca, e visto che hanno circolato tantissimo, questi sono i motivi che spingono ad avere queste quotazioni. E poi è vero che monete del genere all'interno dei folder, monete moderne, vanno ad apprezzarsi appena escono, però c'è da dire anche questo: bisogna vedere poi l'andamento nel corso del tempo. Monete del genere tra 20, 30, 40 anni avranno la stessa quotazione? Sarà diminuita? Ci sarà la stessa domanda? Perché poi naturalmente i prezzi sono anche e soprattutto in funzione della domanda. Però appunto, per concludere il mio ragionamento, vi faccio vedere un altro 2 lire. Questo è sempre un 2 lire quadriga briosa. Questo è periziato in fior di conio, anzi quasi fior di conio. Questa è una moneta che potete trovare tranquillamente su una bancarella, ma non in questa conservazione. Non la trovate in questa conservazione. È difficile reperirla in un fior di conio con questa patina. Cioè, ve la faccio vedere proprio nel dettaglio. Guardate qui che pezzo. E adesso vi faccio vedere anche un altro pezzo, un altro 2 lire del 1915. Eccolo qua, guardate che pezzo meraviglioso. Questo è un fior di conio, un vero fior di conio. Ha dei leggeri segnetti da contatto, guardate qui. Però questa è una moneta eccezionale, è una moneta favolosa. Ve la faccio vedere proprio nel dettaglio e avrete notato sicuramente una differenza tra queste due monete. Sono due monete uguali, identiche, spiccicate, cambia solo l'anno di coniazione, però il disegno è sempre lo stesso, l'impronta che è stata lasciata è sempre la stessa, cambia solo l'anno. Però qual è la differenza tra questi pezzi? Qual è la differenza tra una moneta moderna e una moneta storica? Perché non sto più comprando monete moderne e preferisco comprare monete storiche, monete che hanno appunto una storia? Non perché io vada a sminuire le monete moderne, mi piacciono, ce ne sono alcune che mi piacciono veramente tanto, forse anche più di certe monete storiche, questo non lo metto in dubbio. Però una moneta storica ha anche la patina, una moneta storica è diversa l'una dall'altra. Ci sono monete che in fior di conio hanno una certa patina, altre hanno un certo lustro, altre hanno la patina ma non hanno il lustro, altre hanno il lustro ma non hanno la patina. C'è tutto questo discorso che va poi a costruirsi. Su monete moderne
Non esiste questa cosa della patina. Almeno io non ne ho ancora sentito parlare, non ho sentito parlare di euro con la patina, dollari moderni del 2022-2023 con la patina. Questo no, anche perché ti vengono date in queste confezioni qua di plastica, rimangono lì all'interno e la patina, hai voglia che vada a formarsi. Io quindi ho fatto questa scelta da collezionista e non da investitore. Ho scelto di andare a comprare e a preferire queste monete, perché andando a comprare queste monete noi andiamo a comprare dei pezzi unici, delle cose che fanno gola soprattutto ad altri collezionisti che a vedere delle opere d'arte del genere te le comprerebbero subito, te li danno quei soldi. Se io domani dovessi mettere in vendita questa quadriga briosa meravigliosa, io la venderei subito, immediatamente, anche al prezzo di catalogo riuscirei, perché il collezionista apprezza la bellezza, l'investitore guarda sicuramente al guadagno, apprezza anche lui la bellezza, non dico che gli facciano schifo queste monete, però appunto bisogna scindere bene le due cose, perché se ragioniamo in termini di investimento, personalmente io preferisco utilizzare altri strumenti, non uso la numismatica, io compro monete perché le adoro, mi piace anche studiare, andare a vedere la storia di questi pezzi. Se parliamo proprio di investimento, io ad esempio mi sono comprato prima un ETF, vado a comprare degli strumenti finanziari, vado ad investire in borsa, lì certo io lì ragiono da investitore, quando vado e investo ragiono da investitore, vado, compro un'azione, non è che compro un'azione perché mi piaccia, compro un'azione perché l'ho studiata, ci ho fatto un'analisi, mi piaceva il prezzo, mi sembrava un prezzo buono, un buon acquisto da fare, la compro, la tengo nel tempo e poi se sale, se raggiunge un obiettivo che mi sono prefissato di prezzo, vado a venderla senza problemi. Una moneta del genere avrei problemi a venderla, farei molta fatica perché anche a livello emotivo ci sono molto affezionato. Quindi il tuo ragionamento, Luca, è perfetto, non fa una piega. Naturalmente se dici io le voglio comprare perché vanno ad apprezzarsi, è giusto, va benissimo. Io però ad esempio vado a vedere più il lato emotivo, più il lato della moneta in sé, del pezzo unico, della moneta bella. Non vado a comprare appunto monete moderne perché non mi piace che un altro collezionista abbia una moneta identica, perfetta, spiccicata alla mia. Cioè monete del genere, io prendo questo cofanetto, lo porto da un altro collezionista ce l'ha uguale, identica alla mia. Poi è vero, su certe monete, su certi euro, ad esempio ci mettono moneta numero 01 di 2000. Ok, ma è un numero, è un numerino scritto su una confezione. Noi guardiamo la moneta o guardiamo la confezione? La moneta storica, la moneta che comunque appunto ha un vestito, ha una patina, ha certe caratteristiche, parla da sola, è la moneta che parla, è la moneta che in questo momento sta parlando e dà delle sensazioni, un feeling, dà comunque delle emozioni, è la moneta che fa vedere, mette a nudo, non so, gli airlines, i graffietti, tutte le cose che sono sul tondello. Sulle monete moderne purtroppo questo non succede, le monete moderne non parlano, non ti danno quelle sensazioni che ti dà una moneta storica, ma non in termini di bellezza, ma in termini di unicità. Poi ci credo che monete moderne abbiano maggior mercato, ci credo, è normale, c'è tanta domanda, c'è tanta richiesta per questi pezzi. Ma poi nel momento in cui vado a venderlo, il mio pezzo è uguale, identico a quello di un'altra persona, di un altro collezionista, e mi sarà anche molto più difficile riuscire a venderlo, perché se io possiedo un pezzo unico per patina, per lustro, fidatevi che se viene apprezzato da un altro collezionista di quel periodo, ve lo comprano subito. Continua col commento e dice che comunque anche ad esempio su monete d'oro, come fa ad attribuire a un valore collezionistico un dittico 1 più 2 scudo della pace di San Marino, che personalmente non conosco, coniato in 33.000 pezzi, quanto ti vendono le once d'oro
Ad esempio, questo Toro 2023 ha poco più del prezzo di borsa dell'oro e hanno tiratura di solo 12.000 pezzi e si rivalutano mediamente già dopo 3 mesi. È ovvio che chi ti chiede oggi quel dittico di San Marino non te lo pagherà già mai più del prezzo di borsa dell'oro, fino con al massimo un'aggiunta di 10 euro per il cofanetto e vabbè. Anche su questo punto hai perfettamente ragione, infatti io ad esempio non comprerei mai quel dittico, perché al pari di queste sono monete imbustate, monete che sono una uguale all'altra, monete che può avere il collezionista numero 1 come il collezionista 33.000. Ed è per questo che se voglio comprare monete in oro, per esempio, io vado sul Regno d'Italia, vado sui Marenghi, ma non Marenghi in BB così, Marenghi in Fior di Conio, o vado a comprarmi monete del genere, che so che comunque oltre al valore dell'oro hanno un valore storico, un 50 lire in quasi Fior di Conio, una moneta che possono avere anche gli altri 20.000 collezionisti. Ma di questi 20.000 pezzi coniati, quanti hanno questo lustro? Quanti sono in questa conservazione? Anche se questa è una moneta che ha circolato meno dei centesimi, delle 2 lire, eccetera, eccetera, comunque non la trovi in questa conservazione, non le trovi tutte così. Le trovi, sì, 20.000, sì, sono 20.000, ma non sono tutte 20.000 così. La maggior parte sono in conservazioni intermedie, conservazioni comunque non così alte. Monete del genere sono difficili da trovare e si pagano anche tanto, si fanno pagare anche tanto rispetto all'oro che c'è contenuto in questo caso all'interno di questa moneta. Guardate qui questo pezzo comunque è sempre oro, vale meno a livello appunto di oro intrinseco contenuto in questa moneta, vale più appunto il valore numismatico di questo pezzo, però io sarei disposto a comprare di più questo rispetto appunto che a comprarmi il dittico di San Marino pagando un valore numismatico per una moneta che è uguale e identica alle altre. Discorso completamente diverso è appunto per, non so, dicevi il Buffalo o monete del genere in argento, once. Qua parliamo di investimento, qua andiamo a prendere monete a peso, poi non si troveranno mai a peso perché c'è sempre uno spread, un qualcosa in più, una percentuale in più che il venditore vi chiede sull'acquisto. Però noi stiamo facendo ragionamenti diversi. Là parliamo di investitori, qua parliamo di collezionisti. Il collezionista non gli interessa l'intrinseco, non gli interessa se la quadriga ha 6 euro, 10 euro, 100 euro, 1000 euro di argento, gli interessa che sia in Fior di Conio, che sia perfetta, che sia una moneta unica, che abbia una storia. Spero che questo video vi sia piaciuto, vi invito a commentare qui sotto, lasciare il vostro pensiero su questa tematica, ci tenevo molto a dire la mia su questo tema, mi piace molto ricevere commenti come quello di Luca, che permettono di aprire una discussione, che sia critica, che sia a favore, contro, a me non interessa, l'importante è che si apra una discussione costruttiva che porti appunto a questi ragionamenti che sono fondamentali, permettono appunto di confrontarsi, di andare e parlare, appunto scambiarsi le varie opinioni e appunto creare un dialogo, un ponte tra le varie opinioni che si hanno. Spero ancora che il video vi sia piaciuto, noi ci vediamo ad un prossimo video in questa estate torrida e ormai piena di pioggia a questo punto e piena di disastri. Noi ci vediamo ad un prossimo video con tante, tantissime monete. Ciao a tutti! Vorresti conoscere tutti i segreti di Lumismatica? Ah, no, scusa, fermo un attimo, ma abbiamo... che segreti abbiamo noi? Al costo di un caffè al mese avrai la possibilità di accedere al gruppo esclusivo, segretissimo di Lumismatica Plus su Telegram. No, ma che poi questa storia dei segreti, l'esclusività, ormai non ne possono più, cioè non siamo più quelli di una volta, lo facciamo per soldi, perché uno dovrebbe abbonarsi? Invece al costo di 3 caffè al mese avrai la possibilità di vedere tutti i contenuti esclusivi di Lumismatica Plus, le interviste, i nostri segreti, la collezione, le collezioni segrete,
qualsiasi contenuto esclusivo incluso nella libreria di Numismatica Plus che trovi qui sotto nel canale. Quindi cosa stai aspettando? Abbonati cliccando il pulsante qua sotto o il link nella descrizione. Ciao!